Cambiamo argomento, si parlerà del futuro assetto del nostro territorio domani a Pescara nel corso del 4° congresso regionale di Lega Ambiente. Un sottosuolo malato con 70 siti industriali inquinati e oltre 40 discariche pubbliche dismesse. 3 reati ambientali al giorno, sequestri e denunce quotidiani. Sono alcuni dei dati forniti da Legambiente relativi all'Abruzzo, una regione notevolmente mutata negli ultimi anni, sempre più alle prese con situazioni non facili da gestire. Di qui la proposta di Legambiente, capire il futuro per cambiare il presente. Gli interventi di bonifica, ad esempio, dovrebbero rappresentare un'occasione di recupero del territorio, ma anche un'opportunità di crescita professionale e di impresa. Per i rifiuti Legambiente si batte per l'adeguamento della normativa regionale e più volte ha proposto l'istituzione di una specifica commissione d'inchiesta che monitorizzi i vari passaggi dello smaltimento. E poi il sisma. Il presidente regionale di Legambiente, Angelo Di Matteo, non ha dubbi. La ricostruzione deve essere un'occasione di riforma strutturale della regione. Per ricostruire, ha più volte detto Di Matteo, oltre all'orgoglio abruzzese servono coesione sociale, idee nuove, risorse finanziarie, strutture tecniche adeguate, rigore morale, ma soprattutto tanto, tanto coraggio politico. L'appuntamento dunque per domani a Pescara presso l'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Legambiente lo sottolinea in tutti i comunicati. L'invito è esteso a tutti i cittadini perché l'Abruzzo, il suo territorio, le sue acque, i suoi mari sono la casa di tutti noi.